Nuovo appuntamento con il Reset Podcast, nuovo appuntamento con il Moto Mondiale, unica categoria motoristica che ha corso di fatto in questo weekend, quantomeno di quelle che seguo principalmente sul canale, a differenza di Formula 1 e Superbike, che sono ancora in pausa estiva. Di scena appunto la gara del Mondiale numero 13 della MotoGP, dunque parliamo di Red Bull Ring ancora una volta, circuito che conosciamo benissimo visto che ci ha corso anche la Formula 1, anche se a differenza della Formula 1 la MotoGP ha dovuto correre sulle auto differenti, a differenza appunto del tracciato canonico che tutti noi conosciamo in curva 2, che di fatto in Formula 1 si fa in piena. È stata introdotta invece una nuova chicane per quanto riguarda la MotoGP per ridurre evidentemente la pericolosità di questo circuito. Sappiamo che in passato la MotoGP ha avuto incidenti pazzeschi sempre in Austria per via dell'eccessiva velocità prima della staccata di curva 3, uno su tutti Zarco Morbidelli qualche anno fa, e di conseguenza per aumentare evidentemente le chance di sorpasso e anche per aumentare la sicurezza dei piloti, introduzione di questa nuova chicane 2A e 2B, che per fortuna per la Formula 1 non sarà percorsa. Chicane che peraltro sarà fatale a un pilota Ducati, in particolare Jorge Martin, che butterà via le chance di podio al termine di una gara condotta dall'inizio alla fine da parte del pilota di punta della Ducati, ovvero Francesco Bagnaia, che ancora una volta si conferma il vincitore della gara per la terza volta consecutiva. È evidentemente arrivato quel momento dove Bagnaia va evidentemente a battere tutti e non c'è chance evidentemente di fermarlo. Sta facendo in grande Bagnaia quello che fece l'anno scorso. Storicamente il pilota piemontese è molto più forte nella seconda parte della stagione rispetto alla prima, ma qui veramente non ho mai avuto la sensazione che Bagnaia potesse essere attaccato, perché nella prima parte di gara Bagnaia era sempre di fatto difeso da Jack Miller, che ha fatto un ottimo gioco di squadra per la Ducati del team interno ufficiale e ha lasciato di fatto scatenarsi gli altri contender per il podio, appunto Quartararo, Martin, saltuariamente l'Aprilia, insomma una gara con dall'inizio alla fine. È vero che al traguardo il distacco è di 8 decimi rispetto al più vicino inseguitore, ma ripeto, è una gara assolutamente in gestione per il pilota piemontese, che dunque fa 75 punti nelle ultime tre gare corse, e non dico riapre il mondiale perché il distacco, come vedremo, è ancora ampio, ma di certo sappiamo che in questa fase storica Bagnaia è il pilota da battere e sicuramente uomo di punta per una rimonta Ducati che avrebbe dell'incredibile. Va detto che appunto abbiamo corso la 13ª gara del mondiale, se non sbaglio le mancano 7 alla fine, e di conseguenza tutto è ancora in gioco, con un Quartararo che ha dovuto limitare i danni in questa gara di Austria e un'Aprilia che in questo momento non sembra la miglior moto in pista, non lo è mai stata in realtà. Però Aleix Espargaró è convalescente e sta di fatto limitando i danni. Tutto buon viatico per Bagnaia, che dunque appunto conclude la gara di Austria in vittoria ancora una volta per la terza volta consecutiva, e di conseguenza 156 punti per il pilota di casa Ducati, e di conseguenza ancora una volta suona il canto italiano il nostro inno nazionale per un podio completato da Fabio Quartararo, che fa una gara straordinaria per i limiti di questa Yamaha, che in qualificazione le ha buscate da praticamente tutte le Ducati che c'erano in pista, eccezione fatta evidentemente per le Ducati del team VR46, riesce a difendere una seconda posizione che vale oro. Peraltro è una quota scavalcata, quella di Quartararo, quella dei 200 punti, con questo podio veramente importante. E il podio invece è completato da Jack Miller, che è vero ha fatto una gara praticamente per Bagnaia. Sappiamo che Jack Miller è in uscita da Ducati e comunque ha fatto un ottimo team play appunto per la scuderia di Borgo Panigale. Era quarto, ma appunto a causa della caduta di Jorge Martin, il pilota australiano fa il secondo podio consecutivo esattamente come a Silverstone. È un mondiale che appunto è ancora indirizzato, a essere onesti, verso Quartararo, perché appunto il francese ha accumulato 200 punti e con il sesto posto di Aleix Espargaró sono 168, quindi il distacco è di fatto di 32 punti, a 6 punti in meno rispetto ad Espargaró c'è Bagnaia, quindi di fatto è una vittoria in mezzo di distacco, per usare un termine del baseball. Quindi Quartararo ha tanto margine a 7 gare dalla fine. E attenzione che ci sono anche delle piste più congeniali nel calendario a venire. Mi viene in mente per esempio la stessa Milano Adriatico, ma anche la Thailandia. Insomma, non è un periodo dove Quartararo dovrà evidentemente limitare a difendersi. Certo che se Bagnaia è questo, attenzione, perché un mondiale che sembrava chiuso di fatto prima della pausa estiva di Assen rischia di quantomeno essere ancora una volta in discussione e lottato, magari non fino alla fine, perché appunto Quartararo, se torna a fare il pilota che guida sopra i problemi di questa Yamaha, un po' come ha fatto qui in Austria, allora il mondiale è verso la casa appunto giapponese.
Viceversa, se Bagnaia torna a essere questo di queste ultime tre gare, allora la chance della rimonta c'è. È molto improbabile, sarebbe qualcosa di incredibile, però in questo caso va detto onore al merito a Bagnaia, che è vero, vince sulla carta di un'incollatura, ma ha dato l'impressione di una sicurezza e di una superiorità in questa pista clamorosa. Ducati ufficiale ha sempre fatto bene in Austria, sia col vecchio sia col nuovo layout. Va detto che appunto è una pista a frena accelera, quindi il motore della Ducati e l'accelerazione della casa bolognese è sempre stata la punta di diamante in questa gara, e appunto qui Bagnaia ha dimostrato veramente che in questo momento è in rush. C'è Misano, gara appunto di casa per tutti i piloti italiani che ovviamente ci tengono a fare bene, quindi attenzione che non ci possa essere un poker, forse esagerato il poker, ma sicuramente Bagnaia è competitivo e sta provando a riscattare tre zeri pesanti e un inizio di stagione veramente deficitario. Le altre posizioni invece per quanto riguarda la gara di Austria, andiamo con il quarto posto di Luca Marini, che è clamoroso, miglior risultato in carriera per quanto riguarda il fratello di Valentino Rossi, con una Ducati vero inferiore, perché ricordiamo che il team VR46 corre con una Ducati Desmo 16 del 2021 e quindi non aggiornata, ma comunque quarta posizione per Luca Marini, secondo me rider del giorno, senza se e senza ma, per premiare comunque una crescita che c'è stata nelle ultime competizioni. Va a riscattare un diciamo duo di gare, Olanda e Gran Bretagna, non felicissime, quindi bravissimo Luca Marini, quarto posto e rider del giorno, evidentemente escludendo evidentemente Bagnaia quarta, che ancora una volta ha fatto una gara perfetta. Quinto Zarco, che non riesce ancora una volta a centrare la prima vittoria con la Ducati e in generale la prima vittoria in MotoGP, per lui che è stato vice campione di Moto2 un anno e bicampione mondiale addirittura della classe di mezzo. Quinta posizione in una gara abbastanza anonima, peraltro battuto finché non è caduto appunto da Jorge Martin. Sesta posizione per Aleix Espargaró, che è ancora convalescente ma comunque fa una grandissima gara in Gran Bretagna e in Austria, ha di certo limitati danni, anche se il titolo del mondo evidentemente si allontana. Per il 41, settimo è Bradley Binder, ovviamente con la KTM ufficiale, che ripeto mi aspettavo facesse qualcosa di più nella gara di casa. Brad Binder l'anno scorso si inventò una gara matta con una vittoria con gomme da asciutto su pista bagnata, è una pista che gli è sempre piaciuta. Settima posizione di fatto dietro i Big Six, mi verrebbe da dire, di questa stagione. Comunque gara onesta per il sudafricano. Ottava posizione per Alex Rins, per una Suzuki che appare sempre più in disarmo perché Mir è caduto e Rins ha fatto anche lui una gara piuttosto anonima. Nono è Marco Bezzecchi, che per una volta viene battuto da Luca Magni, comunque due Ducati del team VR46 appunti, questa è un'ottima notizia per chi tifa quel team. Decima posizione invece per Jorge Martin, che appunto cade nella nuova chicane del circuito del Red Bull Ring e butta via un podio che avrebbe sicuramente meritato. Una gara molto bella per il pilota spagnolo, che ricordiamo è in lotta con Enea Bastianini per il posto a fianco a Bagnaia nel team ufficiale l'anno prossimo. Diciamo addetti ai lavori attendono che venga preso Martin. Miller ha dato l'endorsement per Bastianini. In Austria doveva decidersi chi prendere tra Martin e appunto il bestia di Rimini. Certo che appunto Martin finisce decimo, Bastianini si ritira per un colpo non suo, un problema tecnico, un colpo al cerchione gli compromette la gara ed evidentemente deve abdicare prima del tempo, per lui che partiva in pole, quindi era sicuramente un pilota competitivo. Quindi vedremo se la Ducati scioglierà le riserve oppure se tenerà il Gran Premio di Misano, dove evidentemente mi aspetto che il bestia di Rimini faccia assolutamente bene. Da tifoso del bestia, sapete, io preferirei tutta la vita avere Bastianini in coppia con Bagnaia, perché comunque è un pilota tanto talentuoso. Martin di certo lo è altrettanto, non si possono avere tre moto ufficiali. Sarebbe interessante comunque che l'escluso dal team ufficiale Ducati dell'anno prossimo abbia un trattamento da ufficiale anche nel team clienti, un po' come avviene nel team Ducati Parama, che di fatto sono dei semi ufficiali. Gli altri piazzamenti per quanto riguarda invece per gli italiani, andiamo velocemente a elencare in ordine di arrivo della gara del Red Bull Ring. Undicesimo è Fabio Di Gianantonio, quindicesimo Andrea Dovizioso alla penultima gara della carriera. Ricordiamo che a Misano il pilota forlivese si ritirerà. Ritirati invece gli altri o fuori dai punti, perché Morbidelli purtroppo cade. Diciannovesimo invece è Lorenzo Salvadori, terzo pilota della Aprilia, comunque alla quinta e ultima wild card della stagione, miglior gara della carriera evidentemente in questa stagione per il pilota romagnolo ex Aprilia Superbike. Gran Premio di Misano che ricordiamo sarà tra un paio di settimane, perché si curerà
appunto il 4 di settembre per tutte e quattro le categorie, perché ci sarà anche la Moto E, ci saranno sicuramente anche invece Moto 2 e Moto 3, di cui andiamo a parlare adesso per completare il Racing Podcast. Ed è una Moto 2 e una Moto 3 che parlano assolutamente giapponese, perché in Moto 2 vince Ayogura, che si prende tappa e maglia di fatto, perché vince la gara di Austria, il pilota giapponese, davanti al suo compagno di squadra Song Kyachan, tra thailandese sempre del Team Asia, e si prende seppur di un solo punto la leadership del campionato del mondo. Grandissima gara del pilota giapponese per una Moto 2 che appunto ha ancora una volta il mondiale più equilibrato di tutti, perché Ayogura vince e appunto sale a 183 punti in classifica davanti ad Augusto Fernandez, che finisce soltanto quinto in una gara in difesa per il 37 a 182. Si autoelimina Celestino Vietti, che cade in un eccesso di foga, errore madornale e molto grave per il pilota piemontese, che rimane fermo a 156 punti e dunque allunga la streak senza podi e non vince da Catalogna. Il pilota col numero 13, attenzione, perché questo errore per eccesso di foga può essere molto molto grave per appunto il pilota piemontese, che stava cercando in questa circostanza di andare in seconda posizione a superare Song Kyachantra. Alla fine gli si chiude il davanti alla curva 3 e appunto Vietti deve dire addio alle speranze di podio, e non dico di titolo perché comunque il distacco non è così ampio, però con questo Ayogura e questo Augusto Fernandez che si tolgono punti a vicenda, era importante evidentemente essere lì nel mezzo tra di loro. Non è capitato, peccato per il pilota piemontese. Per dovere di cronaca completiamo il discorso, perché c'è ancora una volta il podio per Jake Dixon, terzo di fila, dunque ottima prestazione per il pilota del team GasGas Aspar, peraltro GasGas che entrerà ufficialmente in MotoGP l'anno prossimo con pilota di punta Polizio Spargaro in uscita da Honda, per una Moto2 che in generale invece regala soddisfazioni a questi piloti, ma non ai piloti italiani, perché incredibilmente non ci sono piloti tricolore appunto nella zona punti. Ricordiamo che appunto vanno nei primi 15, il migliore è Nicolò Antonelli, sedicesimo, che ha fatto oggettivamente pietà per tutta la stagione. È vero che è il primo anno di Moto2, ma Antonelli viene da 10 anni letteralmente in Moto3, e comunque è abbastanza una gara deficitaria per i nostri portacolori. Anche la Moto3 da certi punti di vista è deficitaria in tal senso, ma è felicissima ovviamente per i piloti giapponesi, come dicevo in apertura, perché suona il Kimigayo per Ayogura, risuona il Kimigayo per Ayumu Sasaki, pilota del team Husqvarna, che fa una gara sensazionale. Sasaki doveva scontare due giri di penalità per il responsible riding nella gara precedente di Silverstone, dove di fatto ha centrato un avversario sbattendolo fuori, rientra appunto in penalizzazione 24esimo e poi con un passo gara clamoroso e irraggiungibile per tutti gli altri arriva addirittura alla vittoria, e di conseguenza è per il 71 che suona il Kimigayo, seconda vittoria in carriera e in stagione per Sasaki, che si issa definitivamente al quarto posto di questo mondiale Moto3 prima della gara di San Marino. Un Ayumu Sasaki che comunque di questo passo è sicuramente un pilota competitivo, ed è l'unico che di fatto ha degli appunti dei tre di testa, perché Dennis Foggia compie una gara anonima e finisce dodicesimo, Moto3 assolutamente in colore anche per i nostri portacolori, e i due leader del mondiale, ovvero Isan Guevara e Sergio Garcia, si tolgono punti ma prendono punticini, perché Guevara finisce settimo, Garcia finisce quinto e dunque guadagna ulteriormente dei punti. Adesso sono 5 i punti di vantaggio di Garcia su Guevara, anche qui Team GasGas molto competitivo. Sono più staccati Foggia e Sasaki, ma ritorna assolutamente il tema un po' del mondiale MotoGP, cioè un mondiale indirizzato in questo caso però verso un duello, quindi tra due GasGas. Gli altri due devono compiere dei miracoli, che tipo Bagnaia in MotoGP, a mio modo di vedere. Vedremo se nelle ultime 7 gare della stagione sarà esattamente così. Per la cronaca, completiamo il podio, è addirittura doppietta giapponese in Austria Moto3, perché il podio è completato da Tatsuki Suzuki, pilota giapponese del team Leopard, in seconda posizione, e poi c'è il podio per David Munoz, che è un rookie molto interessante. Munoz è arrivato in corsa perché ha esordito in Francia per limiti di età inferiori, ha compiuto 16 anni proprio nel weekend di Le Mans e quindi non poteva correre prima. Ricordiamo che appunto sotto i 16 anni in Moto3 non si può correre, ha già fatto un podio in Catalogna e qui podio in Austria, quindi grande prestazione per il padre del team Boe. Tutte queste categorie, Moto E compreso, dove c'è il duello tra Gerter e Granado per il titolo di Coppa del Mondo, torneranno a Misano, ricordiamo, weekend del 3-4 settembre. Ci sarà il Racing Podcast, evidentemente, prima che io vada in ferie una settimana. Approfittiamo per la programmazione, dunque, del canale nelle prossime settimane. Ci sarà
Il Racing Podcast del Gran Premio del Belgio, ma sarà lunedì 29 per la ripresa della Formula 1. Ci sarà a inizio settembre l'annuale, la mensile MLV Review per il mese di settembre, il decisivo prima della corsa, i playoff e poi il 4 settembre, perché vado in ferie. Ci sarà il Racing Podcast per quanto riguarda il GP d'Olanda di Formula 1. Non penso uscirà quello di Misano della MotoGP, vedremo se avrò tempo di registrarli e vederli entrambi. In ogni caso, tanti appuntamenti, anche se siamo ad agosto, per il canale sportivo, al quale invito come sempre a iscriversi e a condividere le opinioni sulle varie argomenti e le varie gare che trattiamo qui su questo canale. Il saluto da parte di Matthew Torgard, ci vediamo al prossimo video.